Golden Globe, Glenn Close. Noi donne dobbiamo seguire i nostri sogni. Dobbiamo poterci realizzare errore nella riproduzione del video. La riproduzione inizierà tra secondi. 404 not found, 404 not found code no succhi message dei specified chi does not exist. Key video. Huffington Post. It barra si barra Huffington Post correlati più visti settimana. Atm requested 7b7b 43 c9 df 66 d 37 hosted tsclay group 4 ankets più fbqxx di qgdf l 9 xom 3 xm 0 l più p 0 qh 7 WPQ 8 DVVXGFKDST 4 M5Z uguale guarda anche rivedi Golden Globe, Glenn Close. Noi donne dobbiamo seguire i nostri sogni. Dobbiamo poterci realizzare donne, siamo madri, abbiamo i nostri figli, mariti. Ma dobbiamo trovare la nostra realizzazione personale. Una emozionatissima Glenn Close ha ricevuto a sorpresa il Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico per la sua interpretazione in The Wife. Questa volta la premiazione è stata a dir poco inaspettata. La favorita di quest'anno era Lady Gaga, protagonista di A Star Is Born, che ha applaudito la Close durante la standing ovation. Glenn Close è scoppiata subito in lacrime quando hanno annunciato il suo nome, ed ha fatto un discorso molto potente sul ruolo e la rivalsa delle donne. Le donne devono riuscire a realizzarsi, ha detto sul palco. Penso a mia madre, che si è totalmente dedicata a mio padre in tutta la sua vita. Per i suoi 80 anni mi ha detto sento di non aver realizzato niente. Ed era così intorto. Glenn Close ha 72 anni, e recita da 45. È il suo terzo Golden Globe, ma non ha mai vinto un Oscar. Ci si aspetta che la vittoria del Golden Globe la possa portare alla sua sesta candidatura per il massimo riconoscimento dell'Academy. Sui social i fan si sono divisi tra chi ha osannato la vittoria di Close e chi sperava nella vittoria di Lady Gaga. I swear if Gaga wins over Glenn Close tonight I'm cancelletto Golden Globe speak.twitter.com/zlkd8h9qb Alessandro @betterfolgen